È nel cuore di Caserta che arriva la storica pizzeria da Michele, una storia lunga tantissimi anni. E come mai? Perché Caserta? Ma Caserta ci ha stimolato sempre tantissimo. Caserta, come Napoli, no? È diventata un polo ovviamente di pizza, no? Quindi l'abbiamo visto negli ultimi anni, lo sviluppo delle pizzerie a Caserta. Ci sono tanti pizzaioli importanti premiati praticamente qui, al punto che ormai diciamo ha raggiunto lo stesso livello di Napoli, e per questo, essendo una realtà storica a Napoli presente da 154 anni, nel nostro programma di espansione, perché no, ci piaceva essere presenti anche qui, avere un bel punto vendita qui senza metterci in competizione e sfida con nessuno. Credo ci sia spazio per tutti, abbiamo trovato questo spazio che è molto bello all'interno di questa galleria, ci è piaciuto, e quindi da cosa nasce cosa, ecco. Ci spiega come siete organizzati? Sì, in effetti questa è l'antica pizzeria da Michele. A differenza di Napoli non faremo soltanto i nostri cavalli di battaglia, che sono la margherita e la marinara, diciamo proporremo altre pizze sempre nella tradizione napoletana, sono 6-7 pizze a menù, così come negli altri stores che abbiamo ad Aversa, a Pompei, a Salerno. È un format abbastanza collaudato, ci sta dando parecchie soddisfazioni. Siamo qui alla Galleria del Corso tutti i giorni, siamo da mezzogiorno fino alle 15.30 e poi siamo dalle 19 fino a chiusura, fino alle 23 e il sabato alle 24. Aspettiamo tutti con quella che è la nostra pizza, con quello che è il nostro concetto di pizza. Speriamo di regalarvi un po' della nostra storia, trasmettervi un po' della nostra passione. Speriamo che anche il pubblico di Caserta sia altrettanto caloroso. Una bella sfida. 154 anni di storia, 5 generazioni, una sfida che accogliamo con piacere. Abbiamo già altri 4 punti vendita in campagna, Caserta sta diventando un polo molto importante per il comparto food, per il comparto pizza. Ci faceva piacere inserirci in questo spaccato, ci faceva piacere portare quello che poi è il nostro prodotto, che è leggermente diverso da quello che magari qui più è conosciuto e più apprezzato, e quindi abbiamo pensato che in galleria, tra l'altro, potevamo proporre quello che noi siamo attraverso il nostro prodotto e attraverso quello che a tutti i nostri clienti proporremo nei giorni, nelle sere. Ecco, e ai fornelli, anzi al forno? Al forno abbiamo le nostre maestranze, che sono ragazzi che, insomma, le squadre che abbiamo selezionato, tanti di loro sono con noi già da tempo. C'è qualche ragazzo proveniente da quella che io chiamo la cantera, le nostre scuole di formazione, che quindi continuano ad accumulare esperienza, skill, abilità, continuano a crescere, ad evolvere come persone e come professionisti, quindi loro sono quelli che detengono il segreto. Quanto riguarda la Michele and the World, oggi è la nostra 52esima apertura, ma già dopodomani c'era la 53esima a Singapore. Quindi in campagna probabilmente faremo ancora qualche cosina, continueremo a fare tanti eventi, soprattutto legati al sociale, soprattutto legati a quella che è la disponibilità che noi dobbiamo dare a tutti i contesti in cui ci affacciamo, e poi abbiamo tante aperture già programmate, se tutto va bene arriviamo a 60 per l'estate. Un invito a venire? Assolutamente sì, ma quantomeno a venire a vedere quanto questa galleria che abbiamo attrezzato offra a tutti gli avventori, a valutare quella che è la nostra proposta. Ripeto, sono le pizze della storia, ma c'è comunque rilette in una chiave nuova, e poi abbiamo, ripeto, i nostri maestri che aspettano, insomma, ci tengono a misurarsi. E c'è naturalmente anche una garanzia dell'autenticità dei prodotti grazie a un QR code. Sì, anche in questa sede continua la massima trasparenza dell'antica pizzeria da Michele verso i consumatori. Questa pizzeria rispetta i consumatori, quindi rispetta il diritto di conoscere l'origine delle materie prime, chi sono i fornitori, in totale trasparenza. Qui i consumatori non hanno sorpresa, basta che vanno a inquadrare quel QR code che c'è sulla tovaglietta, possono accedere al menù delle pizze, da lì scegliere la pizza e scoprire da dove viene la mozzarella, da dove viene il pomodoro, la farina, quindi tutto in totale sicurezza e in totale trasparenza. Senti, è una richiesta che fanno i consumatori negli ultimi tempi? Sempre di più, ormai dalle nostre statistiche 3 consumatori su 10 vogliono sapere l'origine della materia prima. Soprattutto in Italia è diventata molto importante, ma anche all'estero. Abbiamo testimonianze proprio dell'antica pizzeria da Michele a Napoli centro, dove gli stranieri sono i primi a scannerizzare il QR code perché vogliono conoscere. Ed è anche un modo per raccontare le nostre specialità, se le portano a casa, no?